Ciao a tutti, sono Alexander Dario, ben trovati nella terraferma punk. Sto bevendo perché le due barre che ho sulla destra, quella verde e quella blu, sono la mia fame e la mia sete. E quando si esauriscono non c'è modo di correre, di sprintare. E quando si esaurisce la fame, quando la fame scende sotto una determinata percentuale, becchiamo questi malus, quindi mining fatigue 2 e weakness 2, e quindi bisogna assolutamente mangiare per togliere quegli effetti. Anche la sete è un problema, perché nel momento in cui dovesse arrivare a zero, come era successo quella barra, inizieremo a perdere anche un pochino di vita. Poi ho scoperto qualche altra cosina interessante guardando un pochino le wiki. In realtà gli alberi si abbattono con l'ascia. Non chiedetemi perché, mi diceva che serviva l'hammer. Vedete che se io punto un albero mi dice che vuole l'hammer. In realtà non vuole un hammer, vuole un'ascia. Adesso io ne abbatto uno, così vi faccio vedere. E abbattendo un albero otteniamo i log, ovvero i ceppi di legno, e soprattutto lo abbattiamo con un colpo solo. Invece con l'hammer bisognava rompere un cubetto alla volta. Vedete? Non c'è paragone. Ok, detto questo, io mi sono appunto guardato qualcosina sulla wiki e ho capito che questi sono i livelli nutrizionali. I cibi sono suddivisi in varie tipologie, quindi vedete frutta, vegetali, grain, boh, non saprei come tradurlo, proteine e dairy. Dairy sono i prodotti caseari, quindi formaggio, latte, quelle cose lì. Quindi noi dobbiamo assicurarci di tenere questi valori possibilmente tutti al massimo, quindi bisogna produrre dei cibi che siano vari. Bisogna avere varietà nei cibi che andremo a consumare. Io ho impostato provvisoriamente il mondo, ma tanto siamo di giorno, in Pacifica, perché sono andato a buttare un occhio al sotto, perché la nostra torre, che aspettate che è di qua, la nostra torre, se vi ricordate l'altra volta, noi siamo andati sopra, ma aveva anche delle scale che andavano verso il basso ed erano buie, scale buie peste. E quindi ho detto, ma prima di avventurarci a morire male, andiamo a dargli un'occhiata. E allora ho provato a fare così. E qua sotto, ragazzi, io vi assicuro, c'è davvero il ben di Dio che non potete immaginare, cioè è una svolta colossale. Però farla in Pacifica chiaramente non va bene, quindi almeno in easy la mettiamo. Ho finalmente anche capito come fare ad accendere il fuoco. Questo strumento che avevo fatto l'altra volta e che avevo consumato miseramente senza riuscire ad accendere un fuoco, funziona, sono riuscito ad accenderne uno. Bisogna buttare degli stick, tipo così, tre stick in un angolo, e poi cliccare con il nostro fire starter, non gli stick, ma il blocco sotto cui si trovano. E però adesso non funziona. Non funziona perché forse non vanno bene tutti i tipi di blocco. Questo è un blocco di legno, credo, e quindi magari non gli va bene. Io, essendo sceso in Pacifica, non so se qua sotto rischio di fare brutti incontri. Eccoci. Vedete, ragazzi, che ci sono delle stanze illuminate qua dietro? E poi va ancora più giù e sotto c'è ancora dell'altra roba. Allora, no, forse devo scendere ancora per entrare. Io ho provato tra l'altro ad abbassare i chunk di renderizzazione, a abbassare qualcosina, e sembra che stia laggando molto di meno. Allora, non vedo brutte presenze in questo momento, però la minimappa mi dice che è pieno in realtà. Che facciamo? Ci buttiamo? È molto pericoloso, ma
chissene. Allora, prima di rischiare di finire male, controlliamo sempre che non ci sia niente. Cosa abbiamo qui? Armor Shard Cluster, un Potato Seed, questo molto interessante, una Reward Bag. Il problema grosso è che avendo l'inventario pieno, non ho modo di prendere tutta sta roba. Quindi, bisogna che... Cacchio, mi sono spaventato tantissimo. Via, via, via. Ok, mi sta seguendo, mi sta seguendo. Non riesco a correre. Ma vai al diavolo. Forse se lo ammazzavo subito, era facile da ammazzare, forse se lo ammazzavo subito evitavo di fare, di subire tutti sti danni. Allora, devo fare molto in fretta. La strada sembra libera, via. Ok. Buttiamo il funghetto, buttiamo questo sapling e prendiamo possibilmente la reward bag. Poi andiamo su, molliamo la nostra chest, svuotiamo tutto e torniamo a recuperare la roba che ho lasciato indietro. Niente ragazzi, io con l'ascia ho distrutto la... Ero convinto perché mi dice che la posso raccogliere. Harvestabili, yes. Non so cosa sia successo, ma non ce l'ho nell'inventario. Adesso voglio fare un tentativo con un'altra ascia. Ah, stavolta me l'ha data. Boh. Però continuo a non averla in inventario, come mai? Allora ragazzi, io ho provato di nuovo, ma evidentemente non so, le ceste dopo sono sparite anche questa volta. Ne ho trovata un'altra qua dietro, ci sto buttando dentro un po' di roba che non mi serve al momento, perché così mi libero un pochino l'inventario. Sto cercando di fare tutto in fretta perché qua se troviamo della brutta gente... facciamo una bruttissima fine. Qua ho messo la nostra carne, ma a quanto pare non si accende il fuoco. E quindi non so, forse devo... Forse mi conviene fare un altro falò. Allora, facciamo così. 3 stick. Ci proviamo. Eccolo, questo è il falò. Quindi adesso facciamo così, prendiamo la nostra carne, gliela mettiamo dentro, ci mettiamo anche della legna ad alimentare il nostro fuoco. Ok, e in questo modo vedete il fuoco sta salendo, non so quanta legna bisogna mettergli dentro affinché... Io gli metto 4 pezzi, lui dovrebbe durare un bel po'. Intanto la nostra carne si sta cuocendo, finalmente forse potremo mangiare qualcosa. Sempre tenendo d'occhio che non arrivino brutte persone. Allora, siccome questo è un blocco di legno e quindi noi lo possiamo raccogliere con l'ascia, io direi di fare così. Provvisoriamente chiudiamo il passaggio di qua. Questo è granito, quindi non lo posso usare per chiudere. Con questi cosi ci faccio dei blocchi? No. Però questo è legno, quindi con l'ascia dovrei poterlo prendere. Io quasi quasi, tanto il tavolo sinceramente a me non serve al momento. Lo smantello e lo uso per chiudere il passaggio. Tanto è una sistemazione molto provvisoria, ma voglio stare tranquillo, non voglio trovarmi brutti incontri. Ok, in questo modo di qua non dovrebbe più arrivare nessuno. Allora, vediamo un po'. Dove è finita la mia bistecca?
Non facciamo scherzi. Aia, ma prendo anche fuoco. Se ci passo sopra, quindi bisogna farci attenzione. Però dov'è finita la mia bistecca, ragazzi? Non ci credo. Non mi dite che se lasci troppo tempo la carne sul fuoco sparisce. Ah, no! Non è possibile. Questa non ci voleva, ragazzi. La nostra carne dal fuoco qua purtroppo è sparita. Quindi bisogna fare anche molta attenzione quando si mette la roba nel fuoco perché c'è il rischio che ce la bruciamo. Allora, intanto volevo continuare a esplorare. Qui è dove ho lasciato tutta la roba nella nostra chest. Volevo verificare quanto è grosso sto posto, ma mi sembra che sia molto molto grosso. Qui è successo qualcosa. Io mi svuoto queste chest, così ci prendiamo anche già un po' di oggettini. Sempre naturalmente bisogna andare piano piano qua, che brutti incontri sono all'ordine del giorno. Ah, di qua si può. Oh, merda! Via, 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 dov'è la luce? Per la serie i brutti incontri sono all'ordine del giorno, quello non è sicuramente un personaggio amichevole. Devo correre, darmi una mossa, andare alla scala e sparire da qua in modo che quello se ne vada. No, sono caduto. No, ma a 2000. Va bene, ragazzi, io... Cioè, avete visto cosa è successo, no? Siccome questo pack si sta rivelando decisamente troppo ostico, io voglio comunque andare avanti, chiaramente, perché sono molto curioso di giocarlo, ma non c'è verso di affrontarlo in queste condizioni. Allora, ragazzi, avete visto cosa è successo, vero? Ecco, io sono tornato indietro, ho recuperato la mia roba e... Cioè, questo pack è una cosa assurda, è veramente molto molto difficile. Non si riesce ad andare avanti chiaramente in quelle condizioni. Quindi, cosa ho fatto? Ho deciso di semplificare un pochino la difficoltà. Quindi ho modificato un po' le cose e ho impostato di avere 10 vite di base. In questo modo siamo morti due volte, ma abbiamo ancora 8 vite. E spero che almeno questo ci dia la possibilità di, non dico finire il pack, ma almeno andare un pochino più avanti di 2 episodi, perché purtroppo di questo passo. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se è il caso. Ma sono io che sanguino? Lo vedete il pavimento che sembra sporco di sangue? Boh, strano. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se è il caso di fare così, se preferite piuttosto che rinizio da capo. Insomma, ditemi voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!